Bene, allora, buonasera a tutti. Intanto, grazie a Vinidea, grazie alla Ever per l'opportunità di presentare questi. Di fatto, la mia è una relazione, diciamo, generale con un po' di focus sul calcio, perché poi servirà per introdurre i dati che presenteranno i colleghi. E quindi, precipitazioni tartariche e il problema del calcio. L'ho messo come un problema perché, effettivamente, in questi ultimi anni ci sono sempre più casi di problemi del calcio, no? Diciamo che in generale il cristallo generalmente non è gradito in bottiglia e di conseguenza tutte le cantine si fa di tutto per evitare queste precipitazioni. Io sinceramente preferirei avere magari in certe situazioni un precipitato cristallino in bottiglia e magari degustare un vino con caratteristiche aromatiche che magari con certe tecniche invasive vengono tolte, però questa è una considerazione assolutamente generale. Nel settore enologico parliamo di precipitazioni tartariche che riguardano sostanzialmente il potassio e il calcio e devo dire che siamo abbastanza sfortunati. Siamo abbastanza sfortunati per questo motivo, perché per la questione del pH del nostro vino e per le questioni chimiche legate ai nostri sali e in particolare il pH delle varie funzioni acide fa sì che in sostanza, a seguito di questa relazione tra pH e pK, noi ci troviamo sempre a che fare con dei sali di tartrato di bitartrato di potassio oppure di tartrato di calcio, in quantità diverse, ovviamente legate anche alla diversa quantità di questi cationi presenti nel vino. Come sappiamo, le quantità di potassio sono molto più alte rispetto a quelle del calcio, e quindi spesso il problema del calcio è stato anche abbastanza trascurato, no? Quindi recentemente abbiamo questi problemi, evidentemente legati anche alle quantità di calcio che vengono, diciamo, che ci troviamo nell'uva, già nella materia prima. E quindi con questa sfortuna noi ci troviamo a che fare per trovare le soluzioni per stabilizzare i nostri vini, quindi evitare le nostre precipitazioni di bitartrato di potassio oppure di tartrato di calcio. Altra questione chimica, senza andare tanto nei dettagli, che magari vengono approfonditi a lezione, questa sera dobbiamo dare qualche spunto più tecnologico per gli operatori e per i nostri enologi, no? Noi sappiamo dalla chimica dei nostri sali che la percentuale maggiore dell'anione bitartrato è presente circa a pH 3,75. Questa è la massima percentuale a seguito degli equilibri acidici che troviamo nel vino della presenza di anione bitartrato. E quindi, supponendo di avere generalmente un pH sempre inferiore a 3,7 e 3,8, 3,7, se il pH aumenta, noi aumentiamo l'instabilità. Altra cosa riguarda il tartrato di calcio, perché il tartrato di calcio prevede la formazione del sale col diciamo, il tartrato con tutte e due le funzioni acide libere. Di conseguenza, questo è proporzionale al pH, motivo per cui le precipitazioni calciche vengono completamente esaurite a pH più alti, no? E altra questione è che il cristallo è particolarmente reattivo nei confronti di molte macromolecole, e questo per introdurre il problema che poi discuteremo che riguarda i colloidi. Gli equilibri acidici condizionano le forme dei sali e sappiamo che poi la solubilità del tartrato di calcio è di circa 10 volte inferiore rispetto a quella del bitartrato di potassio e questo crea un problema. Il problema complesso, ma non impossibile da gestire, è tuttavia poi l'effetto dei colloidi che vedremo nella seconda parte della mia presentazione. Un'altra nozione di chimica si dice che se aggiungiamo acido malico e lattico, praticamente questo cambia anche la solubilità del bitartrato di potassio e quindi gli equilibri acidici, e in particolare la presenza di acido malico, condizionano la solubilità dei nostri sali che hanno, diciamo, forme e dimensioni diverse, come è riportato anche in letteratura. In particolare delle dimensioni, qui vedete dimensioni e forme che cambiano in base se alla soluzione idroalcolica oppure se siamo in un vino con addirittura le forme più arrotondate nel nostro cristallo. Devo dire che a parità di precipitato, cristalli più piccoli, abbiamo tanti cristalli molto piccoli, ne abbiamo anche una superficie specifica più alta e questo può condizionare l'interazione con le nostre sostanze colloidali.
Altre nozioni base che servono poi più che altro per i calcoli stoichiometrici riguardano gli elementi che favoriscono la precipitazione del bidratato di potassio, in particolare l'abbassamento della temperatura, l'etanolo e gli equilibri acidici. Le questioni che riguardano il calcio sono in genere abbastanza simili, però vengono con cinetiche molto più lente. Noi siamo abituati a ragionare in termini di prodotto di concentrazione e prodotto di solubilità. Quando la concentrazione è superiore al prodotto di solubilità, abbiamo la precipitazione e la temperatura in genere alla quale i due fattori si equivalgono è definita temperatura di saturazione, che poi troveremo. Il calcio è un po' come la malolattica, ma viene spesso trascurata. È presente in quantità veramente molto inferiori rispetto al potassio, però appunto per questa sua anche più scarsa solubilità può presentare dei problemi. Quindi qui vedete i valori, praticamente il rapporto 1 a 10, a quella che è la solubilità del calcio rispetto a quella del potassio nella forma di sale. L'alcol e la temperatura cambiano la solubilità dei sali e quindi, anche se in maniera non lineare, qui da bibliografia, no, nei sacchi terzi troviamo questi dati relativi alle condizioni che determinano la precipitazione. Però dobbiamo considerare che tutte queste valutazioni, diciamo, chiamiamole stoichiometriche, valgono sostanzialmente in soluzione vera. Noi ci troviamo in una situazione vino dove coesistono soluzione vera ma anche il sistema colloidale. E questo complica la gestione soprattutto per la stabilizzazione dei vini. Punti di fusione e punti di ebollizione di un liquido non vengono modificati, tanto per fare un esempio, dalla presenza di colloidi nel vino. E quindi l'effetto dei colloidi protettori è veramente una questione molto importante e che è poi la chiave di successo delle nostre tecniche. Che se sono tecniche sottrattive, noi dobbiamo considerare i colloidi come un problema. Se invece sono tecniche aggiuntive, l'obiettivo è appunto l'effetto del nostro colloide protettore, no? Questo è un po' il bivio nella scelta della tecnica di stabilizzazione tartarica. Le nostre frazioni colloidali sono anche molto eterogenee e complesse e condizionano gli equilibri salini e le precipitazioni. C'è da dire anche che la superficie dei nostri cristalli, di bidratato di potassio, ma anche tartrato di calcio, è proprio chimicamente e fisicamente molto reattiva nei confronti di molte macromolecole presenti nel vino. Lo vedremo dopo più in dettaglio. Ad esempio, se andiamo a misurare le cariche elettriche superficiali dei sistemi colloidali, ma anche dei nostri sali, che diventano colloidi in funzione della concentrazione, troviamo variazioni interessanti di questo fattore elettrico che condiziona molto anche la reattività nei confronti di colloidi e macromolecole. E quindi i nostri colloidi possono interferire nella nucleazione e nel crescimento del cristallo, no? In modo diverso, in forma diversa. Principalmente abbiamo studi fatti sul bitrato di potassio, però ricordiamoci che i fenomeni con cinetiche e con meccanismi diversi riguardano anche il tartrato neutro di calcio. Sappiamo tutti che nella zona, quando si parla di precipitazione del bidratato di potassio, no, c'è questa zona un po' un limbo, la zona B, dove già siamo in una fase intermedia dall'accrescimento del cristallo alla sua formazione, e è la zona proprio dove possono intervenire anche le nostre frazioni colloidali. E che la zona può che varia in funzione di cosa? Varia appunto in funzione di quella che è la situazione colloidale del nostro vino. Qui vedete l'effetto, ad esempio, da letteratura di diverse forme colloidali su questa, chiamiamola differenziale qualcuno lo chiama differenziale di temperatura e di saturazione. Tanti più colloidi e protettori abbiamo, tanto più alto sarà questo differenziale. Qui vedete, ad esempio, che l'acido metatartarico ha un bellissimo effetto di ritardo, di impedimento della precipitazione. Tant'è vero che uno dei prodotti utilizzati in certe situazioni per la stabilità tartarica, no? Tra l'altro con un buon effetto anche nei confronti dei precipitati di calcio. Più togliamo le frazioni colloidali, più questo differenziale, questa zona B, diventa sempre più limitato, e quindi diciamo praticamente abbiamo meno problemi nella gestione della frazione colloidale del nostro vino. Queste sono esperienze dirette, no, che abbiamo fatto un po' di anni fa per valutare appunto con test di mini contatto l'effetto di una parte in soluzioni standard di questi colloidi. Qui vedete l'effetto significativo, ad esempio, delle proteine, in questo caso è una gelatina animale, l'effetto molto importante dei tannini,
nell'impedimento e l'effetto significativo meno significativo della pectina. Solo per fare un esempio dell'effetto che hanno sul limitare la precipitazione dei cristalli diverse forme macromolecolari rispetto al vino standard, che in questo caso era molto instabile. Spesso si parla di colloidi, ultimamente anche un po' senza cognizione di causa, perché i colloidi sono una classe molto eterogenea, e quindi quando si parla di colloidi sarebbe anche bene specificare di che colloidi si parla, no? Perché una proteina avrà un certo effetto, un tannino ha un altro effetto, un poliaspartato un altro effetto. Il mix di diversi colloidi ovviamente complica la valutazione. L'effetto di questi colloidi sulla stabilità tartarica dipende evidentemente dalla composizione del vino, e quindi va valutata per ottimizzare le tecniche di stabilizzazione nel rispetto della qualità sensoriale. Perché dico qualità sensoriale? Perché in generale tutte le tecniche, tutto quello che noi facciamo in più per avere il nostro vino limpido, brillante e che non dia il sedimento in bottiglia, inevitabilmente portano via qualcosa al nostro prodotto. Portano via, dipende dalle tecniche, ci sono tecniche più invasive e tecniche meno invasive, e questo argomento riguarda evidentemente anche la stabilizzazione nei confronti del calcio. Qui vedete, diciamo, la zona B, chiamiamola, questo delta di temperatura, di saturazione molto variabile tra vini diversi, e questo evidentemente è legato al tipo di vino e alla situazione colloidale. È ovvio che se noi aggiungiamo un qualcosa di colloidale in più al nostro vino, aumentiamo questo differenziale, che è l'obiettivo appunto delle tecniche aggiuntive. Se invece vogliamo optare per tecniche sottrattive come la stabilizzazione a freddo, questi colloidi possono esserci un problema nella gestione, ad esempio, degli impianti di stabilizzazione a freddo. Ho trovato in letteratura qualche dato interessante che riguarda proprio l'interazione del nostro cristallo dalla fase di accrescimento e durante poi l'accrescimento del cristallo con le diverse macromolecole in diverse parti della forma del cristallo. Quindi se un'interazione solo esterna oppure mentre avviene proprio la nucleazione, questo cambia un po' quello che è l'effetto protettore dei nostri colloidi. E accennavo prima alle caratteristiche elettriche del nostro sistema colloidale. Chi mi conosce sa che lavoro da tempo, abbiamo fatto parecchi lavori in questo ambito. Perché? Perché la carica elettrica superficiale misurata con certi sistemi fisici ci consente di evidenziare uno dei fattori che condizionano le interazioni, ad esempio, tra colloidi e cristalli. Non l'unico, uno dei tanti fattori che però in certe situazioni potrebbe diventare molto importante. Qui vedete, ad esempio, le differenze. Questo potenziale di streaming non è altro che la carica elettrica superficiale del nostro sistema, in questo caso il tartrato di potassio. Vedete che addirittura cambia di segno cambiando la concentrazione. L'acido metatartarico, stessa cosa, cambiando la concentrazione cambia il segno della carica elettrica superficiale. Detto in termini pratici vuol dire cambiare la reattività, ma anche la reattività con tipi di molecole diverse presenti nel vino. E queste cose purtroppo non sono neanche facilmente prevedibili e vanno, se volete, un po' oltre quello che è la stechiometria dei nostri calcoli sulla stabilità tartarica. Per evidenziare l'effetto dei colloidi protettori sulla precipitazione abitata di potassio, qui vi riporto un esempio di quello che è l'effetto, in questo caso, di un trattamento con ultrasuoni su un sistema vino. Cosa fa l'effetto? Cosa fanno gli ultrasuoni? Eliminano l'effetto dei colloidi protettori in questo caso. E quindi, dopo il trattamento con ultrasuoni, qui si vede che incrementa la caduta di conducibilità, che è il parametro più classico che si utilizza nella valutazione della stabilità tartarica. E quindi facilito la precipitazione del cristallo di bitartrato di potassio, evidentemente in misura molto minore anche del nostro tartrato di calcio. E qui per introdurre quelle che sono le principali problematiche del calcio. Anzitutto è sempre stato meno poco considerato perché prende in quantità molto bassa nelle uve, però recentemente ci sono dei dati un po', diciamo, che evidenziano alti contenuti già nelle uve. Evidentemente qualcuno dice un effetto dei cambiamenti climatici sull'assorbimento di calcio da parte delle piante. L'altro giorno ne parlavo con
un mio collega esperto di viticoltura mi ha detto che non c'entra niente quel fattore. Quindi, diciamo, anche qui si tratta di valutare le situazioni, il motivo. Certo che se è un motivo legato al cambiamento climatico, dobbiamo subirlo e gestirlo in cantina. La cristallizzazione del bitrato di potassio e anche quella del calcio è influenzata dagli stessi fattori, qui per introdurre quelle che sono le problematiche del calcio, con differenti cinetiche. I due fenomeni non avvengono allo stesso momento. Prima cristallizza il calcio, che induce poi anche la cristallizzazione del bitrato di potassio. Viceversa, il bitrato di potassio induce solo la cristallizzazione del suo sale. Di conseguenza, se ci sono questi problemi legati poi all'aumento della quantità di calcio, evidentemente, diciamo, servirà anche approfondire la tematica per migliorare poi le condizioni, per avere conoscenze scientifiche, per migliorare le condizioni operative di cantina. Esiste già una discreta bibliografia su quelli che sono i problemi del calcio, devo dire anche molto datata, quindi diciamo nulla di nuovo dal punto di vista della chimica fisica. Quello che invece sul quale non abbiamo tantissime conoscenze è un po' l'effetto di quelli che chiamiamo generalmente colloidi protettori, che però vanno distinti in base alle classi e ai loro effetti. Quindi il calcio cristallizza molto lentamente, e questo è un grande problema, a differenza del potassio, perché bisogna di più energia per la formazione e accrescimento del cristallo, che è indipendente dalle quantità di polifenoli di acido malico. Qualcuno invece evidenzia l'effetto ritardante da parte dell'acido malico, e quindi le cosiddette code di precipitazione, che sono la nota dolente della gestione del trattato di calcio. Interessanti sono recenti studi sui polisaccaridi. Vedete che qui, ad esempio, i polisaccaridi d'uva interagiscono col trattato di calcio e ne impediscono la precipitazione. Parliamo di rhamnogalatoronani, e quindi possono anche poi interagire con aromi. Ci sono anche evidenze di interazione con le mannoproteine e arabinogalattani, anche se in misura minore. Addirittura qualcuno ha indagato i tempi di induzione nella formazione del cristallo. Qui vedete 180 minuti del rhamnogalatoronano galattano 1, tempi molto più brevi per quanto riguarda mannoproteine e arabinogalattani. In sostanza c'è un effetto dei colloidi protettori, quelli che a volte usiamo anche nella stabilità del calcio e del potassio. E quindi non possiamo escludere a priori, si dice spesso che c'è solo l'effetto dell'acido metatartarico e non delle altre macromolecole. Io non ci giurerei e starei attento anche alla gestione delle altre macromolecole. Il calcio, dicevamo prima, ha la solubilità è molto diversa da quella del potassio, influenzata anche questo dalla temperatura, dal pH, molto meno dalla temperatura, il trattato di calcio. Anche il pH, più ci alziamo come pH, più andiamo verso una zona di precipitazione del tartrato neutro di calcio. Interessante l'effetto complessante di acidi organici, in particolare acido malico, un effetto molto ritardante nella precipitazione del calcio. Anche l'acido citrico. Non ho trovato dati sul fumarico, ma vista anche la caratteristica chimica del fumarico, non escluderei un effetto complessante di quest'acido, visto che recentemente è stato autorizzato, diciamo, per questioni microbiologiche e anche per l'acidificazione. Quindi magari merita una piccola indagine anche questo acido. E qui vedete dei dati che riguardano l'aggiunta dell'eutartrato di calcio sulla precipitazione del calcio, altra tecnica a disposizione dell'enologo. Anche qui praticamente diciamo, fenomeno influenzato poco dalla temperatura, varia molto in base alla concentrazione, e quindi la concentrazione cambia le cinetiche di sedimentazione. Qui vedete addirittura, da bibliografia abbastanza datata del professor De Rosa, come cambia la precipitazione del calcio in funzione del trattato di calcio aggiunto in diversi rapporti rispetto alla dose stechiometrica. E quindi anche qui le tempistiche sono diverse, le cinetiche sono diverse e di conseguenza saranno diverse quelle che noi definiamo le code di precipitazione. Conosciamo tutti le tecniche usate in genere per valutare l'instabilità tartarica nei confronti del potassio, quindi la temperatura di saturazione, il test dei mini contatto, la prima basata sostanzialmente sulla solubilità del sale, la seconda è diciamo, per me un dato più diciamo, trasferibile in cantina, perché veramente si valuta la precipitazione del sale nelle condizioni reali del nostro vino. Potremmo
abbiamo test empirici, refrigerazione, valutazione del precipitato, stime in base ad alcuni parametri analitici, potassio, alcol, pH, no? Dai nostri autori che hanno fatto i lavori su questi argomenti. Per il calcio, però, vedendo anche un po' tutto quello che è riportato in biografia, devo dire che la soluzione migliore sembra essere comunque l'analisi del calcio, perché alla fine la lentezza delle cinetiche e, diciamo, se vogliamo proprio evitare queste code di precipitazione, non ci consentono di fare, diciamo, delle valutazioni con altri sistemi, e la cosa migliore sembra appunto essere l'analisi del calcio, ovviamente con le tecniche o assorbimento atomico o plasma, o comunque tecniche che abbiano una certa precisione. La temperatura di saturazione, ad esempio, è un bellissimo sistema, no? Però che si vede che può avere certi margini di errore, già nel potassio, figuriamoci poi nel calcio, dove le cinetiche sono ancora più lente e quindi, diciamo, non è tanto consigliabile come tecnica per la stima. Stando anche alla letteratura dei nostri colleghi americani dell'Università di Davis, sembra che la migliore soluzione sia comunque l'analisi del calcio piuttosto che la temperatura di saturazione. Ovviamente entrambe danno informazioni migliori, però sicuramente l'analisi del calcio va fatta piuttosto che altri test per ragionare bene in termini di precipitazione del calcio. Qui c'è un esempio tratto da un lavoro del collega Comuzzo, dove si vede ad esempio come la caduta di conducibilità abbia un senso per certi prodotti. Stesse condizioni, vedete che la temperatura di saturazione non si dà grosse differenze. E qui parliamo di potassio, figuriamoci nel calcio dove le cinetiche sono ancora più lente. Quindi a maggior ragione mi sembra di dire che l'analisi del calcio è alla fine la soluzione sicuramente più ragionevole per valutare bene nei dettagli le precipitazioni del calcio. Tecniche di stabilizzazione. Abbiamo detto che le cinetiche del calcio sono molto più lente e quindi sicuramente il freddo qualcosina fa, ma non è la tecnica consigliabile per le precipitazioni del calcio, anche se quando si fanno certi trattamenti ovviamente il prodotto va tenuto al freddo per facilitare le precipitazioni. Ricordiamoci che il cristallo porta con sé colloidi, colore e aromi, però in certi casi rimane comunque una tecnica valida, soprattutto, dicevo, per il potassio. Le tecniche aggiuntive, io le chiamo aggiuntive quando aggiungiamo qualcosa che in particolare poliaspartato, CMC, magari le manoproteine potrebbe essere una tecnica conservativa se facciamo la sosta sulle feci. Però queste tecniche, diciamo, generalmente usate per la stabilità nei conti del potassio, possono avere un significato anche per la precipitazione per evitare le precipitazioni del calcio. L'acido metatartarico ha riconosciuto un bel effetto, alle altre macromolecole, diciamo, meno riconosciuto, però io non me la sento di escluderlo, vista un po' quello che citavo in letteratura e viste appunto le complessità delle interazioni con il cristallo quando proprio accresce. Qui si vede l'effetto della carbossimetilcellulosa, ad esempio, durante l'accrescimento di un cristallo di bitartrato di potassio. Torniamo indietro di circa 10 anni, anzi esattamente 10 anni, io mi ricordo un webinar su questa tematica, no? Storia tartarica, si parlava però di potassio con l'impiego delle resine. Si parlava di potassio, si parlava di aumentare l'acidità, partendo da due risoluzioni che riguardavano mosto e vino, dove non è che si parlava esplicitamente di potassio, tecnica per ridurre i cationi. In generale, da nessuna parte è servito solo potassio. Cationi. Andiamo ancora più indietro, nel 68 c'è un bel riferimento bibliografico dove si parla di scambiatori cationici per togliere potassio, calcio, ferro, quindi potassio e calcio, eccoli qua. Quindi nulla di nuovo come, diciamo, applicazione, come chimica e impiego delle resine. La novità potrebbe essere che abbiamo l'opportunità di usare anche le stesse resine a scambio cationico per gestire anche il calcio. Tant'è vero che quando ci fu quell'incontro, queste sono le tabelle, vedete qui, diminuzioni del calcio significative, diminuzioni anche di ferro e di rame, e l'obiettivo era, il target era il potassio e aumentare l'acidità. Altri esempi, prima e dopo, pino bianco, chardonnay, vedete gli effetti delle resine a scambio cationico applicate allora con l'obiettivo principale della stabilità
nella stabilità nei confronti del bitartrato di potassio. Se però andiamo a vedere quello che è la chimica di fatto di quali sono i cationi che interagiscono più facilmente con le resine, il primo è il calcio, magnesio, potassio, sodio, idrogeno, quindi in base praticamente alla loro valenza, al numero atomico. E se andiamo a vedere dei dati, ad esempio, che qui vi riporto, relativi a una tesi di laurea di un nostro laureato da poco, Samuele Pantarotto, vedete che effettivamente se noi sfruttiamo in modo ragionato questo meccanismo di scambio, e magari anziché avere l'idrogeno abbiamo una certa parte di potassio nella resina, riusciamo a gestire e a diminuire il calcio, perché la resina è più affine al calcio e quindi c'è lo scambio calcio-potassio, ad esempio. Magari ci sono anche interessanti effetti sul ferro e rame. Questo per dire cosa? Che gestita in un certo modo, la stessa macchina che uno ha in cantina può servire, qui vedete, per togliere il calcio che va da 120 a 20-30 mg litro. Leggero aumento di potassio, con la differenza che in questo caso, scambiando potassio con calcio, non andiamo a modificare il pH del vino e di conseguenza può servire anche per gestire prodotti con un pH magari tendenzialmente più basso. Altre tecniche per la stabilizzazione del calcio, note da tempo l'aggiunta di levotartrato di calcio. Questo funge da nucleo di cristallizzazione, è già il sale, è un po' la stessa cosa che facciamo quando aggiungiamo il bitartrato di potassio nella precipitazione degli impianti a freddo della stabilità tartarica. Oppure possiamo aggiungere la forma racemica, quindi 50% D, 50% L, maiuscoli, che poi andranno a formare il tartrato di calcio. C'è un piccolo aumento di potassio, no, nel vino, cosa insignificante. Il problema è che questo trattamento deve essere fatto veramente con le mani da chirurgo, onde evitare le code di precipitazione. Anche qui va verificata bene la quantità di calcio da togliere, se è eccessiva è magari consigliabile fare il trattamento in due volte, se è meno impegnativa la quantità di calcio può bastare un solo trattamento, ovviamente dando il tempo al cristallo di formarsi con agitazione costante e dando soprattutto il tempo. E spesso ci si fa prendere male dalla fretta e dopo avvengono le code di precipitazione, cosa nota. E però difficilmente gestibile, soprattutto con la presenza di colloidi protettori, code che possono verificarsi, anche dopo molti giorni dal trattamento. Diciamo un trattamento un po' più delicato, qui si va a formare il cristallo, di là invece partiamo già con il cristallo già formato. La chimica poi, è sempre la stessa, la chimica è quella del tartrato di calcio che noi dobbiamo togliere. Diciamo che è abbastanza stechiometrica la cosa, tranne però che anche questo sta scritto anche nella bibliografia datata sull'argomento, la cosa è stechiometrica se la consideriamo nel punto più alto del pH e quindi conviene tenersi a un dosaggio un po' più basso e rispettare le tempistiche delle code di precipitazione. Il pH è importante per questo trattamento, ovviamente più siamo col pH alto, più facilmente si formano. Questi sono i dati stechiometrici che ci dicono che praticamente 5,7 mg di sale, tartrato neutro e potassio, servono per togliere 1 mg di calcio. Certo che con questa stechiometria, considerato l'effetto dei colloidi, conviene sempre valutare il calcio prima, il calcio dopo, il calcio nel sedimento ed eventualmente anche i residui nel vino, cosa rimane? Potrebbe rimanere il DL tartrato, semplice da verificare, basta fare l'analisi del D o con tecniche in HPLC o addirittura con altre tecniche di elettroforesi capillare e comunque diciamo è analizzabile chimicamente. Si dice che questi sono i valori diciamo non a rischio, no, nei vini, però diciamo non a rischio secondo la stechiometria, secondo quelli che sono gli effetti dei colloidi, io non mi assumerei la responsabilità di non fare ad esempio l'analisi del calcio per evitare i rischi di precipitazioni, perché i casi eccezionali ci sono sempre, perché l'effetto dei colloidi
al momento non è valutabile in modo stechiometrico, diciamo, consentitemi questo termine, perché il colloide vuol dire tutto, dipende da che colloide c'è nel vino o aggiunto, oppure aggiunto per altri motivi, oppure già presente nel vino. Mi riferisco a proteine, a tannini, a polisaccaridi. Avete visto l'effetto documentato di interazione dei polisaccaridi dell'uva sulla formazione del tartrato di calcio. E dopo questa rapida carrellata un po' di quelle che sono le problematiche della stabilità tartarica e in riferimento soprattutto al calcio, si può dire che il problema della stabilità tartarica non dobbiamo per forza gestirlo con una sola tecnica, però abbiamo adesso gli strumenti, quindi più tecniche abbiamo, le possiamo anche gestire con tecniche combinate e soprattutto con tecniche a basso input, in funzione ovviamente delle caratteristiche del vino. Quindi in certe situazioni, perché no, utilizzare la combinazione di più tecniche, no? Ci sono tante esperienze dove è evidente che una sola tecnica potrebbe far sì da sé la stabilità tartarica, però magari impoverisce il vino in sostanze aromatiche. Il problema del calcio va gestito con più accuratezza rispetto al potassio, al fine di evitare le code di precipitazione in bottiglia. L'influenza del complesso sistema colloidale va considerata e a volte non consente di gestire il problema con soli calcoli stechiometrici, che ricordo valgono essenzialmente sulla soluzione vera. Il colloide, e dipende che colloide, può cambiare la situazione. In generale, e questo è un'evidenza ormai diciamo verificata, no? Sembra che il pH sia, mi pare, Chardonnay, sia aumentato mediamente a livello globale di 0,1, e quindi cosa dire? Che in generale l'aumento del pH per effetto dei cambiamenti climatici aumenterà il rischio di precipitazioni tartariche di potassio e di calcio. E non è per fare l'uccello malaugurio, però è così. Se il pH aumenta, ci avviciniamo verso quel 3,7-3,8 per il potassio e è costante l'aumento per il calcio, quindi i rischi di precipitazioni tartariche. Se vogliamo, per effetto dell'aumento di pH medio, avremo anche più problemi nella gestione della solforosa, visto che diminuisce la frazione molecolare con l'aumento del pH. È vero che in questi ultimi anni c'è qualcuno che ha anche il pH 3,8-3,9, in questo caso diminuiscono i rischi di precipitazioni del potassio, però magari sono casi limitati. Di conseguenza, l'utilizzo delle resine a scambio cationico potrebbe consentire di ridurre intanto gli input di coadiuvanti aggiuntivi per la stabilizzazione tartarica, in particolare nei confronti del calcio. E quindi diciamo, si tratta di eliminare, sfruttando magari già le resine cationiche autorizzate ormai da più di 10 anni, si tratta di avere una soluzione che elimina il calcio senza implicazioni poi con tecniche aggiuntive che potrebbero anche compromettere la qualità sensoriale del nostro vino. Quindi io non sono qui per fare la promozione di impianti di nessuno, sono qui per un commento a quelle che sono le diverse opportunità, ovviamente. Il focus era sul calcio questa sera e quindi direi che dal punto di vista tecnico questa ulteriore opzione di gestire il calcio anche con le resine potrebbe, diciamo, essere una valida soluzione per certe tipologie di vino, mentre per altre tipologie di vino magari altre tecniche potrebbero essere integrate per avere, diciamo, certi risultati dal punto di vista chimico-fisico e anche sensoriale. Ecco, visto che di questi tempi si parla tanto, no, che il vino, secondo qualcuno, è ormai un prodotto da bandire, guarda, io qui ho preso una bella frase che ho visto in una cantina qui in Friuli, che è un po' poetica, però rende l'idea di quello che è un po' il settore enologico, no, presa da un noto autore che ha lasciato la dedica su una botte. E vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Allora io. Buonasera a tutti. Io ho il piacere di presentarvi il risultato di anni di lavoro e di anni anche di esperienze con un protocollo che abbiamo chiamato CalStar e che ci permette, come si augurava Emilio Celotti, appunto di ridurre gli eccessi di calcio nei mosti e nei vini.
Emilio prima ha citato anche un suo studente che ha lavorato con noi per parecchio tempo proprio perché abbiamo speso tempo, ma ne parleremo dopo appunto per trovare numeri, per accumulare dati riguardo a questo protocollo CalSTAR. Grazie. Allora, per parlarvi del protocollo CalSTAR, vi devo anche parlare degli impianti SAPTAR che sono già diffusi in cantina, probabilmente molti di voi già li utilizzano, e arriverò a darvi dei dettagli su questo protocollo e a darvi anche degli esempi applicativi. Anche questo grafico che vedete proviene dalla tesi laurea di Samuele Pantarotto, che spero sia in collegamento con noi, che fa vedere una cosa. Precipita il calcio e abbiamo un aumento del potassio, perché appunto in questa tecnica c'è uno scambio, come ha spiegato prima il professor Celotti, di calcio con potassio. E mi si blocca ancora. Francesco, sono di Sì, ma nuovo. sai cosa stai facendo? Gianni, Proviamo. sono Giuliano. Prova ad andare col mouse sull'angolo in basso a sinistra della presentazione. Il mangolo in basso a sinistra della presentazione, vai. Dovrebbero apparirti in sovraimpressione prova a cliccare, ecco, Ah, clicca ok. sulla freccia destra. Vediamo, perfetto. Grazie Giuliano, Figurati. gentilissimo. Allora, per parlare velocemente dei nostri impianti, sui quali abbiamo ampiamente collaudato questo protocollo CalSTAR, diciamo che gli impianti sono nati con un'idea di base fondamentale, l'automazione, perché l'automazione permette in cantina di sfruttare gli impianti 24 ore al giorno e in vendemmia, voi sapete che questi impianti sono molto utilizzati e diventano una gran comodità. Permette di ridurre drasticamente gli errori umani, permette di evitare problemi di sicurezza. E nel nostro caso questi impianti hanno anche aspetto interessante. Nelle cantine raramente troviamo acqua demineralizzata e i nostri impianti li rigeneriamo anche con acqua di rete. Sono robusti, sono costruiti con materiali resistenti e compatibili alla rigenerazione acida che è fondamentale tra un ciclo e l'altro. Allora, la sintesi è: in questi impianti, in anni di lavoro, abbiamo costruito una serie di esperienze per appunto utilizzare questo protocollo che abbiamo chiamato CalSTAR. Abbiamo vari modelli e già dal più piccolo, spesso col più piccolo, il 50 con 50 litri di resina. E riusciamo a gestire le esigenze per la riduzione del calcio di aziende medie e piccole. Poi l'altra cosa fondamentale è che già in questi impianti c'è la fase di rigenerazione che è molto importante, è sempre automatizzata. Qualora dovessero esserci esigenze di dimensioni più grandi, ovviamente ci sono impianti più grandi completamente automatizzate. Tanto per darvi un numero, si superano i 1.000 litri di resina. Oggi un mio collega mi parlava che già ha in produzione il 1.500, ma si può pensare anche a valori superiori. Non credo che ne avremo mai bisogno per il calcio, perché gli impianti a resine, quando vengono usati per ridurre il calcio, hanno rese molto più alte che non del potassio. Noi quando costruiamo gli impianti cerchiamo sempre di ottimizzarli per le esigenze del cliente, per cui ci sono alcuni accessori, uno tra i più banali, ma giusto per dare l'esempio, è quando nei mosti, ma anche nei vini, può capitare la presenza di avere dei corpuscoli, voglio dire del carbone, della gelatina, eccetera, per cui in questo caso, ad esempio, mettiamo dei prefiltri in modo da evitare di sporcare inutilmente il letto di resine. Come funziona un impianto SAPTAR? Il professor Celotti ha spiegato bene prima della selettività dei cationi da parte delle resine,
Quello che a noi interessa in questo, riferito al protocollo CASTAR, è questo gioco di scambio tra calcio e potassio. È vero che noi siamo avvantaggiati da aver individuato resine cationiche che hanno una particolare performance, ma anche un sistema di rigenerazione che dà delle particolari performance. Entro sul tema che ha già citato il professor Celotti, però noi qui in Ever abbiamo raccolto negli anni una ottima banca dati per quello che riguarda la presenza del calcio già a partire dalle uve, perché i colleghi del settore agronomico ovviamente volevano vedere gli effetti dei loro trattamenti anche a livello della composizione delle uve e quindi anche nel calcio. E noi, dal punto di vista enologico, tutte queste analisi per noi sono fondamentali anche banalmente per la gestione delle fermentazioni o della stabilità. Per cui, a mio parere, non è una sorpresa trovare mosti o ovini con oltre i famosi 100 mg di calcio. Tra l'altro, mi è capitato con qualche collega di discutere di come su vecchi libri di enologia il professor Amati leggevo su qualche vino romagnolo ne ha trovati anche oltre i 150, i 200 e chi più ne ha più ne metta. Perché quindi il protocollo CASTAR? Voi sapete, usando le resine, che entra del mosto, entra del vino con un determinato pH, facciamo 3. E 2, 3, 3, 3, 4, il pH scende a valori intorno ai 2, fin tanto che man mano la resina non si satura. E quindi noi ce ne accorgiamo perché il pH comincia a tornare al valore del pH originale del vino. Bene, gli enologi in cantina ci hanno sottoposto molto tempo fa e ci hanno permesso, quindi ci hanno dato un input, uno stimolo a trovare una soluzione per mantenere il pH stabile, come vedete nella linea qui dove ho messo il cursore, la linea blu. L'obiettivo era quello appunto di mantenere il pH stabile ed è quello che ci ha spinto e ci ha indirizzato a creare questo protocollo. Come funziona questo protocollo? Sostanzialmente è composto, possiamo dividerlo in tre fasi. La prima che è costante per chi utilizza le resine, cioè la rigenerazione acida. La rigenerazione acida noi la facciamo con acido solforico, serve per attivare le resine cationiche. A questo punto interveniamo con una soluzione salina di sale di potassio bilanciata per poter condizionare le resine, ma per non crearci problemi all'interno delle resine stesse. Cioè noi dobbiamo stare attenti a non costruire mattoni di calcio all'interno delle resine. Per cui quello che abbiamo creato è un blend di sale di potassio facilmente rigenerabile. Ovviamente, come per tutte le soluzioni ever, noi diamo molto peso a quello che poi è l'influenza nel vino e poi di ciò ve ne parlerà anche l'enologo Stefano Ferrante. La riduzione del calcio è quindi il terzo step, è dove noi in questa fase tratteniamo calcio e arricchiamo il vino di potassio. Queste sono le tre fasi, quindi come vedete tutto abbastanza semplice. Ecco, per fortuna è una cosa che non è difficile neanche da spiegare. Concludo questa parte dicendo che se è vero che appunto abbiamo maggiori rese nel trattenimento del calcio rispetto a quando andiamo a rimuovere il potassio, già con il più piccolo dei nostri impianti riusciamo a decalcificare completamente un vino con circa 50 ettolitri per ciclo. Quindi si arriva a un impianto di media dimensione con 400 ettolitri. Diciamo che se voi andate a vedere nel nostro sito, o meglio ancora, contattate qualche mio collega da Lorenzo Durigon, Marco Lugli, eccetera, o il vostro referente di zona, non è difficile con la banca dati che abbiamo dimensionare un impianto in funzione delle vostre reali esigenze. Adesso veniamo un po' a due esempi. Visto che poi l'enologo Stefano Ferrante gestirà le sue esperienze, ma parlerà anche di
di una cosa che ho accennato prima e l'ha detta anche Celotti, l'importanza del rispetto del vino, della qualità del vino. Qui ho preso due esperienze, se volete, diverse, dove col protocollo Calstar, scusatemi, madre natura, malato l'era in mosche, mi fa bloccare a volte. Voi vedete questo vino rosso che il cliente ha usato per fare un frizzante, ma in taglio, e avendo l'altra parte di vino molto ricca in calcio, ha deciso di azzerare la quantità di calcio. Quindi da 113, come vedete, siamo arrivati a valori al di sotto dei 10 mg litro. Il pH, come vedete, lo abbiamo mantenuto costante intorno ai 3-4, non abbiamo avuto variazioni di alcol, abbiamo l'incremento di potassio, ma in questo caso un'altra cosa curiosa è stata la riduzione del ferro. Ho sentito dire in alcune aziende come ormai il trattamento demetallizzante, mi riferisco al ferrocianuro, ma anche al PVI-PVP, ecco, diciamo che sì, li si fa, però hanno anche dei costi interessanti, oppure magari sono scomodi, mi riferisco al ferrocianuro. Per cui questa potrebbe essere anche una tecnica interessante per ridurre il ferro qualora è necessario, lo sia necessario. Vediamo invece una nuova applicazione che noi abbiamo iniziato, pensate un po', una decina d'anni fa. Quella volta eravamo concentrati sul trattamento del mosto muto per il potassio, però anche lì fai le analisi, ti accorgi appunto di questa risposta interessante anche sul calcio, quando diciamo in questo trattamento industriale di 130 ettolitri, potete vedere come siamo partiti da 211 mg litro di calcio, scusatemi, non ho messo i milligrammi litro, per scendere dopo 130 ettolitri, ancora la resina, se vogliamo, era ancora performante con 160 per avere un valore medio di 88. Quindi abbiamo sostanzialmente più che dimezzato la concentrazione iniziale di calcio. Abbiamo mantenuto il pH costante e abbiamo incrementato il potassio come da previsione. Sull'ultima colonna vedete il ferro. Se ci fossimo fermati probabilmente intorno ai 75 ettolitri per il trattamento del ferro, avremmo comunque avuto un interessantissimo abbattimento del ferro. Perché abbiamo voluto citare questa esperienza? Perché è un modo per dire: chi ha un impianto Stattar può usarlo non solo in vendemmia, ma anche durante tutto l'anno, soprattutto se produttore di siamo stimuti. Ok? Ecco, io con questo credo di aver esaurito il mio tempo e vi ringrazio per l'attenzione. Rimango a Grazie. disposizione per le domande. Sì, grazie mille Gianni. Sono già arrivato un paio di domande che, come dicevo prima, prenderemo e faremo a fine presentazione. Intanto chiedo a Stefano di attivare la sua webcam, eccoti Stefano, microfono, e di condividere il tuo schermo. Gianni, puoi togliere la webcam e spegnere il microfono. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ah, stiamo già vedendo il tuo schermo, quindi funziona ancora Perfetto. correttamente. Devi far partire la presentazione. Vado. La vedete? Voilà, sì, perfetto. Perfetto. Allora, intanto buonasera a tutti. Io cercherò di essere rapido e di concludere questa presentazione con un po' di prove pratiche effettuate nell'ultimo anno, negli ultimi anni in particolare. Ci tenevo a dire che la tendenza, io ho avuto la fortuna di lavorare in molte aziende in giro per l'Italia, non solo, e vedo da almeno un decennio una tendenza all'aumento di livelli di calcio nei mosti e nei vini. E in particolare la vendemmia 2023 ha prodotto dei vini molto ricchi di calcio, sia in zone che storicamente hanno questo tipo di problema, sia in zone che invece normalmente non sono soggette. Faccio un breve elenco di alcune zone che seguo, dove abbiamo avuto livelli di calcio che poi vedremo un po' più nel dettaglio, molto, molto importanti. Lago di Garda, la Campania nella zona casertana, sempre la Campania nella zona del Sannio, che è una zona storicamente piuttosto soggetta, la Toscana, in particolare la Maremma, che è una zona meno soggetta normalmente a questo tipo di problema,
l'Oltrepò Pavese, dove abbiamo avuto l'anomalia di avere dei vini rossi molto alti in calcio e le basi spumanti invece molto basse. La zona di Creta, che ha dato dei vini sia bianchi che rosati molto molto ricchi in calcio, la Puglia con diverse varietà e l'Astigiano. In particolare, ho fatto questa slide un po' colorata per mettere in evidenza alcune cose, riferendoci ai livelli da letteratura, quindi i 60 mg di IMITE per i vini rossi e gli 80 per i vini bianchi, che sono livelli e rosati, che sono livelli su cui si può discutere, perché mi è capitato di vedere vini con livelli più bassi che avevano problemi e vini con livelli più alti che invece non ne avevano, e questo probabilmente, anzi sicuramente, in relazione alla matrice coloidale così ricca e diversificata nel vino, che è difficilmente interpretabile, come ha dimostrato prima il professor Celotti. Però vedete che, ad esempio, se prendiamo il Lago di Garda, abbiamo livelli di calcio piuttosto elevati, 110 mg/L su Chardonnay e Sauvignon, molto bassi sui rossi, nello stesso posto, nella stessa zona, con lo stesso terreno. In Campania abbiamo avuto quest'anno livelli alti in diverse zone, quindi sia nel Casertano con l'Asprigno che in Campania nel Sannio su diverse varietà, il Fiano, la Falanghina, il Greco, l'Aglianico, prodotti rosato. In Maremma abbiamo avuto valori elevati sui vermentini e sui rosati, non su altri vitigni come il Trebbiano, per esempio. E abbiamo avuto un caso un po' particolare, di cui non ho ancora una spiegazione, perché poi stiamo cercando di capire come si comporta e come si comportano i diversi vini. In Maremma, a parte un vino, il livello di calcio è naturalmente rientrato nel corso dello stoccaggio e dell'affinamento del vino bianco, senza aver fatto nessuna attività particolare. Stiamo cercando di capire cosa possa aver determinato questa discesa. In Oltrepò Pavese, dove normalmente abbiamo grossi problemi sulle basi spumante, quest'anno stranamente le basi spumanti erano molto basse e invece le creatine erano piuttosto alte a livello di calcio, oltre i 110 mg/L. Nella zona di Creta, in cui ho la fortuna di lavorare da qualche tempo, abbiamo molte varietà bianche e rosse vinificate in rosato con livelli di calcio importanti. In Salento, nelle stesse zone, negli stessi terreni, abbiamo varietà che si comportano in modo diverso, il Fiano Menutolo, che ha dei livelli abbastanza alti, mediamente alti, il Nego Amaro, che ha dei livelli piuttosto importanti, e il Fiano, la Falanghina, che ha livelli sempre molto importanti, e il Fiano che invece per qualche motivo quest'anno non ha dato problemi. Nell'Astigiano abbiamo avuto mosti di moscato generalmente ricchi di calcio. Questo ci dà un po' un senso che riporta a quanto diceva il professor Celotti, ovvero abbiamo una certa aleatorietà all'interno delle stesse zone e all'interno e in funzione dell'annata e in funzione dei vitigni, una certa impredicibilità del fenomeno, e quindi senza spaventarci, senza farne necessariamente un problema, credo che la cosa fondamentale sia quella di istituire un controllo costante, ripetuto nei diversi anni, e che deve essere necessariamente appunto puntuale, perché non possiamo fidarci dello storico né varietale né locale né a livello di annata. Vediamo se riesco ad andare avanti. Abbiamo visto che ci sono diverse metodologie disponibili per il trattamento dei vini con un alto livello di calcio, lo elencava il professor Celotti. Possiamo usare il tartrato di calcio, il tartrato netto di potassico racemico, l'acido tartarico racemico o L-tartrato. Sono tutti trattamenti che funzionano, che hanno però alcune criticità, in particolare criticità legate alla tempistica, che non sempre è compatibile con le necessità di cantina, in particolare per chi fa il nostro lavoro di tecnici con le necessità commerciali. C'è un problema di costo per alcuni prodotti e, come giustamente sottolineava il professor Celotti,
Alcuni trattamenti richiedono una buona consapevolezza tecnica, una buona struttura, la possibilità di fare analisi e di seguire i trattamenti in modo molto preciso. Di conseguenza, abbiamo provato in questi anni un sistema diverso, in diverse realtà, che è quello grazie a Ever, delle resine a scambio cationico del Calstar, che ha una serie di vantaggi, o meno, pensavamo che li avesse, abbiamo cercato di verificarli. I vantaggi sono essenzialmente legati alla velocità del trattamento, alla sicurezza del trattamento stesso e alla neutralità di impatto a livello gustativo sui prodotti. Inoltre, non viene aggiunta acqua, non esiste un problema di scioglimento di prodotti in acqua e quant'altro, non c'è impatto sul pH e non abbiamo un impatto sulla componente gustativa. Adesso vi farò vedere alcuni dati. Tutti i vini che noi abbiamo trattato con il Castare in diverse realtà li abbiamo sottoposti a test triangolare senza trovare, secondo norma ISO, senza trovare una differenza a livello, una riconoscibilità, meglio, tra il vino tal quale e la massa finale del trattato. Rimescolato in percentuale poi col tal quale. Le differenze sono state poi analizzate anche da noi sotto un profilo più strettamente tecnico e meno sensoriale, e devo dire che quello che ho notato, che abbiamo notato nel gruppo di lavoro, è che le differenze sono veramente poco appariscenti. Mi sembra di notare che questi vini possano avere in alcuni casi una leggera intensità, una leggera diminuzione dell'intensità olfattiva in un primo periodo, come dopo una filtrazione ad alluvionaggio o a strati. E l'altra cosa che è sembrata interessante è che l'aspetto gustativo pare dare dei vini un pochino più morbidi e con un pochino più di lunghezza. Quindi, pur considerando poco impattanti le differenze gustative, ho cercato di riassumerle. Per esempio, nel caso di un'azienda che ci ha anche permesso di dire che abbiamo lavorato con loro, che è l'azienda Figel Oslavia, nella zona orientale del Friuli, abbiamo notato che, per esempio, su Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon e Tramine, ci sono state alcune piccole differenze a livello di degustazione enologica. Quindi abbiamo avuto in alcuni casi una leggera decremento dell'intensità olfattiva, appunto come dopo una filtrazione, un aumento della dolcezza e come vedete, una sostanziale stabilità degli altri parametri. Vi elenco adesso brevemente alcune prove svolte negli ultimi anni. Questa è una prova che è stata svolta quest'anno su un asprinio, quello che avevo citato prima, che partiva da 130 mg di calcio, che è stato trattato prima della presa di spuma. Quindi abbiamo trattato il vino base per poi avviare la presa di spuma in autoclave. E come vedete, adesso io devo chiudere qua perché non vedo più le freccettine. Comunque, come vedete, la cosa molto interessante è che i livelli di pH sono rimasti molto molto stabili, quindi questo conferma quello che aveva prima detto Gianni, che l'impianto è stato studiato per non avere un effetto sul pH. Come vedete, inoltre, la componente di potassio è leggermente aumentata, siamo passati da 0,96 grammi litro a 1,1. Questo è l'effetto proprio del funzionamento del sistema Castar, sale leggermente il potassio, che però è appunto un sale che sappiamo come affrontare in modo sicuro con tecniche aggiuntive, come diceva il professor Celotti. E come avete visto, come vedete, scusate,
Il trattato ha dato dei valori di calcio molto, molto, molto bassi, mentre il vino finale è stato portato poi a un valore intorno agli 80 mg litro, che è quello che si voleva ottenere, senza appunto differenze chimico-gustative. Questo è stato svolto dopo la chiarifica del prodotto, prima della presa di spuma, e la cosa che per noi è stata molto importante è che il trattamento è durato un paio d'ore. A seguito del trattamento è stato immediatamente possibile avviare la presa di spuma, quindi senza perdite di tempo ulteriore. Scusate, ho sbagliato. Voilà. Qui siamo invece nel caso di un Negroamaro che è stato 2021, se ricordo, dove abbiamo trattato con le prove di col Castar, nelle prove col Castar, e come vedete anche qui, questa è un'analisi di laboratorio. Adesso tutte le analisi sono state fatte da laboratori specializzati, e poi dopo nelle successive tabelle ve le ho condensate in una tabellina un po' più corta e comprensibile, ma per farvi vedere appunto che le analisi vengono poi svolte in laboratori accreditati. Anche qui abbiamo avuto la stabilità del pH, un leggero aumento dell'acidità, una leggera incremento del potassio, e soprattutto, se guardate in fondo, non abbiamo avuto impatto sui parametri della intensità e della tonalità colorante, o scarsissimi impatti, cosa che per esempio nei vini rosati, come era questo Negroamaro, è molto molto importante. Un'altra tabella, ritorniamo ai vini di Figel. Come vedete, i vini trattati, abbiamo il Tal Quale sul Pinot Grigio, il Calstar a metà ciclo e la Massa Finale. Come vedete, il pH è estremamente stabile. Su alcuni vini c'è un leggero incremento, su altri vini la stabilità è pressoché totale, come nel caso dei Pinot Bianchi e del Tramina. Anche qui, come vedete, sia sul Pinot Grigio che sul Sauvignon, che sul Pinot Bianco che sul Tramina, abbiamo un incremento della quantità di potassio. Quindi tutti questi dati tornano in modo costante e ripetibile. Abbiamo quindi questo pH che in questo caso mediamente dà un aumento veramente poco significativo, parliamo di 0,05, un'acidità totale stabile e un leggero incremento del contenuto di potassio. Per concludere, quello che io ho visto lavorando in giro per le cantine in Italia e al di fuori, è che questa tecnica può avere diversi vantaggi. È una tecnica rapida e questo ci permette di risparmiare tempo, perché, come diceva e come spiegava il professor Celotti, le tecniche che prevedono l'aggiunta appunto di tartrato di calcio, di tartrato neutro di potassio e l'elettrattrato sono. Richiedono una certa tempistica che può essere anche più lunga del previsto. Può essere anche un intervento, vista la sua rapidità, un intervento anche emergenziale nel caso che ci sia sfuggito qualcosa in cantina. Non interano interazioni e criticità con altre tecniche e con le altre stabilità. Non altera i principali parametri chimici del vino, quindi il pH e l'acidità. Non deprime l'aspetto organolettico, questa è una cosa molto molto importante. Non richiede necessariamente la stabilità tartarica dei vini, e questa è un'altra cosa molto interessante. Richiede un livello di controllo e di competenza, direi, medio, perché la macchina è molto molto semplice da utilizzare, e può essere un intervento anche esternalizzabile, quindi può essere anche un intervento effettuato da terzi. Gli svantaggi della tecnica le cose che in questo momento possono creare qualche
perplessità riguardano invece due cose a mio avviso. Uno è che la macchina lavora molto bene su vini e mosti limpidi, chiarificati e filtrati. Può anche sembrare una cosa strana da dire e controintuitiva, però come sapete in questo momento storico non tutti vogliono vini appunto necessariamente limpidi, stabilizzati e cristallini, possiamo dire così. L'altra questione è che per chi ha una necessità piuttosto importante, una cantina grande o ha necessità di utilizzare questa tecnica in modo piuttosto assiduo, per chi non abbia vicino la possibilità di un service esterno, ovviamente c'è necessità dell'acquisto dell'impianto, che comunque è una spesa iniziale che può essere, che deve essere tenuta in considerazione. Io per adesso vi ringrazio e se ci sono poi domande rimango a disposizione. Perfetto, grazie mille Stefano. Allora, adesso ti tolgo la condivisione dello schermo e chiedo agli altri relatori invece di connettersi con le webcam per passare e aprire effettivamente la sessione domande e risposte. Quindi anche tu Gianni se riesci. Ecco. Allora, sono arrivate già delle domande. Sono arrivati anche tanti complimenti che condivido con voi, siete stati veramente interessanti, avete tenuto molto alto appunto il livello tecnico del webinar, quindi grazie. Ricordo a tutti quanti che per fare una domanda sul sito da cellulare c'è un punto di domanda in basso al vostro schermo, cliccate sopra e mandate quella che è la vostra domanda. Altrimenti da computer, sulla destra del vostro schermo c'è una freccettina arancione, ci cliccate sopra. Vi si apre questo pannello di controllo, andate su domande chat e scrivete lì dentro la vostra domanda. Allora, sono arrivato un po' di domande durante le presentazioni, quindi vado a riprendermi quelle che ritengo io più generali, applicabili a tutti quanti. Quindi se c'è qualche domanda magari molto specifica, magari su un particolare vino, su una particolare zona, tenete presente che poi giriamo tutte le vostre domande a Gianni Branche e al suo team che vi risponderanno in un secondo momento, ecco. Direi di focalizzarci anche per una questione di tempo, per chiudere in 10-15 minuti, direi di focalizzarsi sulle domande più generiche. Quindi, mi chiedo Domenico, quale analisi bisogna fare per stabilire se il vino è stabile al calcio? Cosa consigliate? Chi risponde? È una domanda Insomma, che è arrivata da Emilio, quindi farei. è la sintesi delle slide che ho fatto, no? E alla fine l'analisi del calcio è quella più risolutiva, un po' dalle esperienze, anche leggendo un po' tutta la letteratura scientifica sull'argomento. È quella più reale, perché le altre analisi, dal test di mini contatto, insomma, hanno delle cinetiche, diciamo, molto influenzabili proprio dalle caratteristiche del calcio, e quindi diciamo si rischia di sbagliare di più, ecco. L'analisi del calcio, ovviamente analisi ben fatta, cioè non posso permettermi di sbagliare di 5-10 mg litro, insomma, perché ci sono tante metodiche in giro, vedo, no, rapidissime, cioè va bene tutto rapido, però ci deve essere anche l'accuratezza analitica. Quindi se sono 45 di calcio devono essere 45 più o meno 1 o 2, ecco, non di più. E Perfetto. quindi assolutamente ottimo, plasma, quello è un altro. Sì. Certo. Posso aggiungere? Francesco, allora io prendo spunto invece di un altro dettaglio che per fare l'analisi sembrerà banale, ma è importante anche il campione e la gestione del campione. Lo dico perché a me è capitato di vedere un'analisi che mi diceva 300 mg di calcio e poi in realtà erano 200, perché il calcio non rimane lì per, no, per farci un piacere o cioè, può anche precipitare nel tempo. Per cui, come diceva prima Stefano,
magari nel Vermentino, se ricordo bene, ce n'era tanto e poi è precipitato, per cui c'è questa situazione colloidale, eccetera. Ma sposterei l'argomento dal punto di vista applicativo e anche qui mi ricollego a quello che ha detto poco fa Stefano. Questa tecnica associa una serie di vantaggi che ci libera un po' di più dal milligrammo, 5 milligrammi che diceva il professor Celotti, nel senso che noi riusciamo, come siamo riusciti nella prova che vi ho fatto vedere, a sostanzialmente azzerare la concentrazione di calcio quando dovesse servire. Oggi, secondo il mio punto di vista, per essermi confrontato anche con i colleghi francesi che hanno fatto monitoraggio in giro per le cantine, insomma, rischiamo di spaventarci, dobbiamo stare molto attenti. Però se noi andiamo alla ricerca del milligrammo di calcio, sono certo, per averlo già verificato, che tra un laboratorio e l'altro, nonostante laboratori di assoluto rispetto, ma ci sono delle differenze. Per me, io lo discutevo anche, vi faccio un nome perché devo riconoscenza anche alla tempestività che mi dimostrano sempre dal laboratorio Micheletti che avete visto in una slide di Stefano. Diciamo che ci sono tecnologie che loro usano di avanguardia, però discutevo con Daniele Micheletti di come se noi gestiamo male il campione potremmo sbagliarci quei dati. Invece, se noi abbiamo un sistema che ci permette una maggior elasticità e sappiamo che abbiamo, come ha detto Stefano prima, tempi di risoluzione molto rapidi e sappiamo, ribadisco, come è capitato di sentirmi dire dal Robert Figel, che è stato nominato da Stefano prima, che questo sistema gli permette di valorizzare, di mantenere intatta la qualità sensoriale del proprio vino. Io mi chiedo, secondo me, l'importanza dell'analisi rimane tanto per avere delle idee e per un controllo del prima e del dopo, ma non abbiamo più, non possiamo, cioè possiamo anche non essere più così schiavi del milligrammo, della tempestività dell'analisi, perché Stefano prima ha detto una cosa importante. Oggi l'enologo si trova all'ordine dell'imbottigliamento e magari la consegna, lo commerciale l'ha pensata per il giorno stesso. Ecco. Quindi se noi mettiamo insieme rapidità, sicurezza e qualità del prodotto finito, secondo me l'importanza dell'analisi che rimane, ma è passa in secondo piano. Perfetto, grazie mille Gianni. Continuando con le domande, prendo la domanda di Salvatore che ci chiede: con quale acido è meglio rigenerare le resine per abbattere il calcio? Rispondo io, noi utilizziamo l'acido solforico perché è nel nostro standard. Questo quindi poi diciamo che c'è la possibilità teorica di usare altri acidi, però penso, dico una cosa per la cantina, avere tante taniche diverse, cose diverse, voglio dire, complicherebbe anche la vita. Noi abbiamo visto che col nostro protocollo otteniamo il risultato atteso e quindi abbiamo messo a punto, lo accennavo prima, dopo tante prove, un protocollo di lavoro dove credo che anche l'automazione, quindi la ripetibilità di quello che facciamo e il controllo tramite i giusti sensori della portata, della pressione, della conducibilità, del pH, ci permettano di dire le resine sono state rigenerate bene. Tant'è che nei nostri impianti, se non è avvenuta la corretta rigenerazione, piuttosto si ripete il ciclo. Ecco. Quindi per noi, io direi, noi usiamo acido solforico in soluzione al 50%, anche perché è molto più diciamo facile per il trasporto e evitiamo che l'operatore, come ho visto fare in qualche impianto, debba versarselo. L'operatore attacca la tanica o il big mettendo il pescante della pompa e si arrangia l'impianto a prelevare il prodotto. Perfetto, grazie mille.
Allora, ascolta, questa penso che sia abbastanza interessante perché mi chiedono in zone dove il pH è tendenzialmente alto, o magari anche in futuro, visto che i pH tenderanno ad alzarsi, sono necessari due passaggi, uno per abbassare il pH e uno per abbassare il calcio? Quale effettuare per primo? Beh, mi permetto di rispondere a questa domanda, poi se Stefano ed Emilio hanno loro delle integrazioni, le faranno loro. Allora, se uno ha un pH alto, potrebbe utilizzare sempre l'impianto senza avere bisogno del trattamento CalStar, però noi oggi abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione anche per rischiare per non fare confusione, ma ci sono aziende che usano in cantina il passaggio su resina per gestirsi il pH. Questo lo prevede anche la risoluzione dell'UIV, no? Per cui oggi quello che abbiamo voluto trasferire è che qualora appunto diventa necessario, e lo è per molte aziende, mi viene in mente appunto il Robert Figel, l'altro giorno mi diceva: per me è molto importante non avere queste variazioni di pH perché andrei a creare un disequilibrio. Ma ho un amico che Stefano conosce molto bene in Puglia che invece aveva esigenze diverse, per cui ha gestito anche il pH sempre con lo stesso impianto. Però ecco, ammettiamo, poi vi do anche questa visione. Se hai, diciamo, una cantina grande e quindi una disponibilità di vino, puoi permetterti, di gestire il pH, appunto trattando, grandi masse di vino, quindi ti fai i tuoi tagli. Il problema è quando hai una tipologia di vino dove ne hai una quantità insufficiente per poter ridurre il pH, e quindi la soluzione CalStar ti viene bene perché non vai a modificarlo. Spero, mi rendo conto che non è una spiegazione così facile, ma se chi ha fatto la domanda vuole contattarci, così entriamo nello specifico e non stiamo sul generico. Certo, non so se Stefano voleva aggiungere qualcosa. Sì, se posso integrare, direi che comunque la risposta è sì, però dipende dalle condizioni dell'annata, come tutte le cose, come tutte le tecniche, non è che va presa e usata così senza pensarci e dappertutto. Vi faccio un esempio, l'anno scorso, sempre nel Sannio, i pH erano piuttosto alti ed è stato possibile, abbassando il pH, stabilizzare anche il calcio, perché la macchina ha questo effetto, come avete visto nelle presentazioni precedenti. Quest'anno, sia nel Sannio che a Creta, per esempio, dove i pH sono mo naturalmente molto bassi, l'anno scorso eravamo sui 3,40, quest'anno siamo intorno ai 3,20, utilizzare una resina a scambio cationico che abbassa anche il pH nella sua funzione, diciamo, tra virgolette, normale, no? Quella avuta fino ad adesso, avrebbe creato, a mio avviso, uno squilibrio eccessivo, dando dei vini molto più simili a, chiamiamoli così, a delle basi spumanti a livello degustativo che non a dei vini fermi, per banalizzare. Quindi, può essere, una cosa che funziona in determinate annate, può essere una cosa che invece non funziona in altre. Per quello parlavo prima di aleatorietà, perché nella stessa zona, in anni diversi, possono essere necessarie tecniche diverse. Se posso aggiungere una cosa, insomma, non sono rari i casi di pH in giro per il mondo anche di 4. Io ho un caso di pH 4,5 che ho fatto rifare n volte, ma confermato in California qualche anno fa. È ovvio che in queste situazioni è preferibile cercare intanto di abbassare il pH, no? Cosa che non hanno fatto in quel caso perché non avevano le resine, ma l'hanno fatto con l'acido tartarico entro i limiti del possibile. Quindi ogni situazione va valutata e quindi sì, immagino che la domanda di chi ha fatto la domanda si riferisse a pH particolarmente alti, non lo so. Sì.